Lione, solo una delle tante città francesi in cui migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare contro la nuova legge sulla sicurezza globale percepita dalla pubblica opinione come un freno alla libertà di stampa. La legge è l'ultimo atto legislativo del presidente Macron volto ad affrontare la criminalità e il terrorismo, ma quello che fa indignare molti è l'articolo 24 del provvedimento che rende reato riprendere con fotografie e filmati gli agenti di polizia in servizio mostrando i loro volti mentre sono in azione. E la calma della protesta di Lione era ben diversa da ciò che è accaduto 24 ore prima a Parigi, quando la polizia è stata accusata di uso eccessivo della forza mentre smantellava un accampamento di fortuna di centinaia di migranti nella centralissima Place de la République. La dispersione dei migranti e degli attivisti filmata dai giornalisti ha dato origine all'apertura di un'inchiesta da parte del ministro dell'Interno e ha posto l'interrogativo che la nuova legge permetterà che qualsiasi futura aggressione della polizia non venga controllata. Il progetto di legge è passato con facilità al vaglio della Camera francese. Il governo afferma che la legge ha lo scopo di rafforzare i poteri della polizia e fornire più protezione agli agenti, ma Bruxelles ha ammonito i media devono poter lavorare liberamente. I valori europei sono chiaramente espressi nei trattati europei. Chiediamo l'indipendenza della giustizia, la libertà di stampa, il rispetto delle minoranze, il rispetto dell'indipendenza delle istituzioni democratiche. Mentre la nuova legge probabilmente darà una nuova iniezione vitale alla popolarità di Macron tra molti elettori, la sinistra lo accusa di assecondare l'estrema destra in previsione di una nuova candidatura alle prossime presidenziali del 2022.